Allora, a questo punto è la volta del colonnello Roberto Dorz dell'Aeronautica Militare Italiana, formalmente diciamo dell'ex colonnello, colonnello ex pilota esattamente, no, anche perché nessuno gli toglie il grado con cui è andato in pensione. E, a questo riguardo Roberto è venuto già in un'altra occasione a San Marino, però oggi, dato il tema in oggetto da parte del simposio, giustamente ci farà un discorso, come suol dirsi, dedicato. Roberto Dorz, oltretutto, a parte la sua esperienza personale, di cui forse poi vi dirà lui, va detto che è stato il primo ufficiale pilota che ha praticamente pubblicato un articolo sul tema degli UFO sulla rivista Aeronautica, organo ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana. Questo ovviamente non è che sia una cosa proprio comunissima, perché se uno non è autorizzato a farlo, chiaramente non lo può fare. Quindi, comunque, quando vuoi approcciare il discorso. Bene, allora signori, a voi Roberto Dorz. Buonasera a tutti, anzi buongiorno, seppure qui non abbiamo la luce del sole a San Marino oggi. Un ringraziamento al carissimo dottor Pinotti, che da innumerevoli decenni mantiene in Italia alta la qualità dell'ufologia, direi europea e in prospettiva anche mondiale. Alle suoi 36 libri che ha scritto, quindi ha veramente creato le fondamenta per le generazioni future, per coloro che vogliono approfondire e per coloro che vogliono soprattutto capire qualcosa tramite una esposizione di dati assolutamente asettica, perché lui è un sociologo, quindi dà sempre un'interpretazione dietro l'apparenza, cercando di mettere in collegamento i fatti con le persone. E un ringraziamento anche chiaramente al Comune, alla Repubblica di San Marino, che con grande generosità ospita questa importantissima diciamo conferenza o simposio, che dir si voglia. Sì, non ho caricato ancora la chiavetta. Io sono il coordinatore di un gruppo che si chiama UFO e Piloti, è stato fatto nel 1985, nel momento in cui io ho avuto un avvistamento diretto della realtà extraterrestre. Per me una realtà è fuori di discussione e non mi metterò certamente in questa sede a portarvi prove relative al fatto che gli UFO esistano. Credo che dobbiamo fare un salto di qualità, esatto, grazie, e dobbiamo parlare invece di quello che è il tema che il convegno vuole stimolare e vuole quindi inserire nelle nostre sensibilità. La domanda è: questi popoli, questi extraterrestri, queste tecnologie, come vogliamo chiamarli, sono già presenti nel nostro pianeta? Hanno un modo di contattarci aggressivo o non aggressivo? Ci contattano? Hanno un particolare interesse verso alcune aree della nostra società, oppure ignorano da padroni che hanno dato in affitto il loro appartamento agli inquilini? Ecco, su questa base di diciamo di domande, io vorrei farvi ragionare insieme. Quindi facciamo un percorso puramente speculativo sul piano logico e sul piano dei fatti, dove tireremo fuori alcuni elementi e alcune successive considerazioni riguardo quello che oggi è lo stato dell'arte del contatto
con questa realtà. Allora, noi come piloti ci siamo un po' specializzati in quello che è il rapporto privilegiato tra il pilota e l'aere, lo dicevano i latini, che sarebbe l'elemento nel quale il fenomeno maggiormente si manifesta. Abbiamo avuto storicamente negli anni 50 una grande esplosione di avvistamenti di personale aeronautico. In particolare abbiamo avuto dei casi che vi voglio dire una cosa nuova, ecco, gliel'avevo promesso. Ecco, qui questo signore qui, che dovrebbe aprirsi, è un Luciano Camaiori Todeschini, colonnello del genio aeronautico in pensione, che abita, indovinate dove? A Firenze. E nel 1987 mi scrive, io purtroppo ho avuto una, si dice in termini aeronautica, una failure al mio computer, e quindi purtroppo ho dovuto fotografare i documenti col telefono e poi caricarli, quindi mi scuserete della qualità, però i documenti originali sono qui, quindi non sono costruzioni o Photoshop. Ecco, questo signore mi scrive e mi dice: verso l'anno 1950-1951, alla fine del mese di agosto, alle ore 22:30, ho visto due enormi dischi volanti, e questa è la lettera originale che lui mi dà, eccola qua, adesso ve li ingrandisco, li potete leggere anche voi, c'è il nome di una comune, ecco, verso le 22:30, due enormi dischi volanti provenienti dalla direzione del mare. Lui si trovava a Firenze ed era proprietario della pensione Palaggi, che è conosciuta anche dal nostro amico Roberto. Avevano una rotta variabile in quanto stavano in virata a sinistra con un angolo di banco costante, l'angolo di banco e l'angolo di virata. Ora, quasi tutti gli oggetti volanti non identificati, ovvero UFO, volano o a foglia morta o con un angolo di virata, diciamo volano virando. La quota era costante, sono passati sul tetto della pensione Palagi uno di seguito all'altro, intervallati di 2-3 secondi l'uno dall'altro. Siamo negli anni 50-51. Li ho potuti osservare chiaramente fin tanto non sono scomparsi dietro il tetto del citato edificio. Erano uguali e luminosi, di un color dal bianco al rosso ciliegia incandescente, inclinati a sinistra con forma perfetta. Attenzione, perché la cosa rilevante deve ancora arrivare. Il disco bianco-grigio sulle basi roteanti, simili a quelli che si lanciano in atletica, stesso disco diciamo dei discovoli, era della grandezza stimata circa come il diametro di Piazza San Pietro. Ecco, questa è la seconda parte della lettera dove si legge Piazza San Pietro, vedete? Ok, avete presente quanto è grande Piazza San Pietro? Ok, questo signore si trova a Firenze, viene sorvolato da due oggetti inclinati, silenziosissimi, a forma di disco sportivo, grandi come Piazza San Pietro. Silenziosi, avevano una velocità di 3-4 Mach, di 3-4 Mach, vuol dire 3 volte la velocità del suono. Però su questo negli anni 50 è abbastanza opinabile. Probabilmente lui mi scrive nell'87, ha acquisito la capacità di valutare i velivoli supersonici posteriore.
Tutti i presenti hanno urlato dalla meraviglia, per la meraviglia, probabilmente c'era anche il dottor Pinotti che non ce lo vuole dire, il traffico stradale è stato bloccato con uno stridio di gomme. Senso di prodigio e di gioia. Ecco, in quel periodo in Toscana c'erano continuamente segnalazioni sulla nazione di Firenze. Siamo negli anni 50, siamo nel centro Italia, nel centro culturale più importante italiano, qual è Firenze, e questi signori, questa civiltà, queste tecnologie, come vogliamo chiamarli, con delle astronavi di queste dimensioni che possiamo far riferire a non ricognitori, ma ad astronavi navi, cioè navi che probabilmente venivano dal mare, sorvolano Firenze. Quindi questo è un caso che non era mai stato pubblicato. Ecco come la presenza non è ostile, però la presenza è fortemente sensibilizzante, non traumatica, oddio, diciamo l'impatto c'è, psicologico, però è una cosa non aggressiva. Un altro nostro amico, che è Cristiano Rett, era in volo a Latina, e ad un certo momento lui faceva un volo istruzionale assieme a un suo collega istruttore. Lui era capitano e l'altro era maresciallo. Erano le 10:30 del 1979 e svolgevo la mia attività come istruttore. Ero in volo col maresciallo Orazio Puccini, istruttore a sua volta e di grande esperienza per una missione di allineamento tra istruttori. Stavamo volando a quota di 700 piedi, ad una velocità di 140 nodi, circa 250 km all'ora, eravamo livellati e avevamo una prua costante di 310 gradi circa. Il nostro velivolo era un SIAI 260, un monomotore acrobatico. La base delle nubi era a 800 piedi. Vedete come un pilota, quando deve descrivere un avvistamento, fa esattamente un riporto precisissimo, proprio per deformazione professionale. Improvvisamente, sia io che l'altro pilota, racconta Rett Cristiano, questo è il suo nome, avvistammo un oggetto di forma sferica che ad una quota poco più bassa della nostra ci stava arrivando addosso e frontalmente. La sfera aveva un diametro di 4 metri, era di colore bianco, e qui viene un'altra cosa particolare, pareva avere la superficie rivestita similmente a un bozzolo di baco da seta, come ovatta, tanto che pareva quasi fumante. Questo veicolo sconosciuto, appena giunto esattamente sotto il mio velivolo, ha compiuto, siccome non ho la foto, vi mostro il grafico che lui mi ha fatto mentre leggo, ha compiuto un'incredibile virata ad angolo retto per ricomparire con una direttrice di 40 gradi proprio sotto l'ala destra del mio aereo. Sbigottito, viravo frontalmente a destra con l'intenzione di inseguire. Questo è uno coraggioso. Anziché scappare, Rett gira l'aereo e gli va dietro a questa sfera. Ma nonostante avessi inserito la massima potenza disponibile, la sfera spariva ad una velocità incredibile. Il tutto è durato non più di 20 secondi. Sia io che il mio collega istruttore di volo dichiariamo che nulla di simile è stato mai visto in volo, né sia conosciuto in tale modo
di manovrare per l'aria. In fede, capitano pilota Cristiano Rett, 1987, e anche il suo copilota. Qui potete vedere la parte aereo che sta andando a velocità costante. A un certo punto questa è la sfera che lo sta colpendo frontalmente in questo punto. La sfera vira di 90 gradi per sfuggire all'aereo e l'aereo subito va a inseguirla, ma invano, perché purtroppo la sfera aveva delle capacità di volo impensabili ed è sparita. Questi sono due casi italianissimi di piloti che hanno avuto il coraggio anche di parlarne, che dicono che l'incontro con questa realtà esiste, non è ostile ed è abbastanza, diciamo, tutto sommato consueto incontrarla. L'unico problema qual è? È che nessuno ne vuole parlare. Perché? Perché siccome il fenomeno non esiste o comunque non viene riconosciuto ufficialmente dalla scienza, sono costretti a parlarne o quando vanno in pensione, come diceva la Candida, oppure quando hanno qualcuno che li copre con l'anonimato. Ma tutto il fenomeno della ufologia aeronautica esiste ed è vivissimo. Adesso vi mostro questo telegiornale del 2001, se parte l'audio, partirà senz'altro. Ma cambia condizione in volo o incontro ravvicinato del primo tipo? L'ente per l'aviazione civile britannico non ha dubbi. 6 gennaio un aereo della British Airways ha incrociato un UFO. L'inchiesta non c'è altra spiegazione a quel che l'equipaggio si è visto sfrecciare a pochissima distanza. Un oggetto volante illuminato come un albero di Natale, velocità supersonica ma nessun rumore. Il secondo pilota, Marco Stewart, ha persino istintivamente abbassato la testa. Erano le 18.48, l'aereo con 60 passeggeri proveniente da Milano stava scendendo verso l'aeroporto di Manchester, visibilità 10 km, altitudine 1300 metri. E del lupo nessuna traccia sui radar. Non poteva trattarsi di uno stealth, hanno chiesto dubbiosi inquirenti, riferendosi al bombardiere americano diventato famoso nella guerra del Golfo e appunto invisibile ai radar. Impossibile, ha risposto il capitano Mark Willis, lo avrei riconosciuto all'istante. L'autority ha scartato ogni altra spiegazione, oggetto volante non identificato in vertente, UFO. E poi un encomio all'equipaggio per aver riportato il fatto, sfidando il ridicolo che circonda questi avvistamenti. Qui abbiamo un'altra prova che non solo i piloti militari ma anche i piloti civili hanno qualche problema quando avviene un incontro con questo tipo di fenomeno, che stranamente sia in questo caso del 2001, che è un caso che riguarda un aereo inglese, come nell'aprile del 91 con l'Alitalia AZ-284 in volo da Milano a Londra con 57 passeggeri a bordo, ha incrociato un oggetto volante non identificato sopra il Kent, in Inghilterra. L'oggetto era simile a un missile lungo 3 metri e di colore marrone e viaggiava alla velocità di circa 190 km all'ora. L'oggetto avrebbe virato improvvisamente e avrebbe passato in poco più di 300 metri dall'aereo italiano, costringendo così il pilota Achille Zaghetti ad una manovra improvvisa per evitare la collisione, prima di sparire dai radar altrettanto misteriosamente come era apparso. Avendo fatto un'indagine, si è stabilito che non poteva essere un missile o un palloncino meteo o un razzo spaziale. Il Ministero della Difesa fu costretto ad ammettere che poteva trattarsi di un vero e proprio UFO e il 2 luglio di quello stesso anno, ovvero 1991,
L'inchiesta venne archiviata con questa frase: non siamo in grado di confermare l'identità dell'oggetto avvistato dall'equipaggio del volo all'Italia. Oggetto volante non identificato, pertanto non ci saranno ulteriori indagini. Ora, di questi casi e di queste documentazioni riguardo gli incontri che piloti civili e militari hanno in volo, non è storia di oggi. Abbiamo sempre e sempre più, man mano che i governi rilasciano le informazioni, materiale per veramente profilare una presenza veramente, diciamo, direi bizzarra, perché questi oggetti, sia nel caso di RET, sia nel caso della British, sia nel caso dell'Alitalia, non è che vanno a fare collisione o vanno a fare un'azione di disturbo al velivolo, ma vanno semplicemente come a fare qualcosa di ludico, cioè quello che farebbe un aereo con un motoscafo: punta il motoscafo finché vede che questo prende paura e poi vira improvvisamente scappando, e il motoscafo magari ne fa una virata dall'altra parte pensando che gli andasse addosso. Cioè c'è una componente comportamentale che è quella di dire: guarda, ci sono ma me ne vado via. Parlando del contatto, quello che è il nostro, diciamo, argomento primario, non possiamo prescindere dal fatto che questo convegno c'è scritto il contatto di massa. Come potete vedere lì, c'è scritto dagli UFO al contatto di massa. Contatto di massa è un concetto di interazione con tutto il pianeta. Attualmente il contatto esiste, è comprovato dagli anni 50, dagli anni prima degli anni 50, ma non è di massa, è un contatto selettivo. È un contatto sul pilota, è un contatto su un volo di linea, è un contatto su una persona singola. Abbiamo avuto una, qui c'è una lista di contatti, la storia di amicizia. La storia di amicizia è stato un contatto selettivo con una razza aliena che operava in Italia per quanti anni? Per 30 anni, e dove ancora tutti noi stiamo riflettendo e cercando di codificare il meglio possibile il comportamento e la realtà associata a questo tipo di storia. Abbiamo avuto contatti con, per esempio, cosiddetti contattisti come Adamski, cioè gente che negli anni 50 è stata avvicinata da una razza aliena non aggressiva e non ostile per mezzo di quello che parlava prima la Candida del Centro Ufologico della Svizzera, cioè per mezzo della telepatia. Adamski, conosciutissimo, ormai un riferimento per chi vuole capire qualcosa dell'aspetto positivo dell'alieno, quello che noi perseguiamo, cioè quello dell'alieno non interferenziale, non aggressivo, non rapitore nei confronti della nostra razza, quello con il quale probabilmente si potrebbe creare una reale comunicazione feconda. Questi hanno contattato quest'uomo. Quest'uomo ha tutta una storia, che questa non è la sede, perché ci vorrebbe veramente ore e ore e ore di più un bel dibattitone su Adamski per sviscerare, ma in massima sintesi possiamo dire che questo è stato scelto, è stato portato nella realtà di questa razza
che sembra essere una confederazione di più razze su base positiva, su base costruttiva, con una sua etica di rispetto della razza umana e delle leggi universali che regolano l'equilibrio cosmico. E Adamski dice, un suo amico che si chiama Desmond Leslie, ecco, questo è George Adamski, perché per i giovani che non l'hanno mai visto magari in fotografia, trovate i suoi libri correntemente in libreria. Cosa aveva di caratteristico quest'uomo? Che è anche curioso da dire. Nel corso del nostro ultimo incontro, poco prima che ci lasciasse, ad un certo punto si tirò sulla camicia e mi mostrò il suo ombelico. Dice, questo è il marito della nipote di Winston Churchill. Si chiama Desmond Leslie ed è un eroe inglese della battaglia d'Inghilterra. La sua famiglia è di origine irlandese. E in un precedente convegno di San Marino lui è stato qui e ci siamo scambiati i berrettini delle nostre squadriglie. E lui mi ha detto, ti ammiro perché tu non sei in pensione, non ti hanno gambizzato e ancora stai parlando di queste cose. Ora, Desmond Leslie era molto amico di Adamski e di questo filmato molto lungo ho preso 5 secondi che dicono che un giorno questo signor Adamski si è alzato la maglietta e ha mostrato l'ombelico a Desmond Leslie e l'ombelico non c'era. Credibile, l'ombelico. Al suo posto invece spiccava una specie di cicatrice a forma di stella con i raggi incisi profondamente nella carne. E esclamai, come diavolo ti sei fatto una cosa simile? Rispose, non lo so, ci sono male, è stato sempre così. Allora gli chiesi, senti George, ma tu chi sei veramente? Disse, non lo so, ma vedi, io non ricordo nulla della mia infanzia, sin dall'età di 4 anni. Quando i miei genitori emigrarono dalla Polonia e arrivarono in America, mi raccontarono che mentre erano in attesa della nave al porto con un bambino di nome George Adamski, un uomo misterioso si avvicinò, prese il bambino e si allontanò con lui, tornando dopo alcuni minuti. Ma il bambino che restituì loro era un bambino diverso. Praticamente è come se ci fosse stato uno scambio di bambini. Ora, questa persona è una persona sincera, affidabile, a parte che è stato, era un lord inglese, effettivamente. Per fare quello che voleva nella società inglese. Lui ha fatto l'attore, era un eclettico, è stata una persona, diciamo, che era soprattutto mosso dalla. La Rai gli ha dedicato la prima intervista sugli UFO mai mandata in onda sulle reti italiane per la rubrica Arrivi e Partenze nel 54, quindi una cosa anche storica da questo punto di vista. Era un uomo che si poteva permettere contatti con chi che sia perché era ricco, potente, nobile e se ne fregava di qualunque commento, anche perché nessuno ha mai commentato negativamente tutto quello che lui ha fatto. Punto. Infatti la famiglia Leslie oggi in Irlanda ha un grande castello, i suoi discendenti, che credo anche sia un albergo, non so sì, quante stelle. Sì, l'hanno trasformato poi per forza. Veramente. È stato un personaggio che ha scritto un libro con Adamski e da lì si evince che cosa? Si evince che c'è stato un contatto con questi esseri che era assolutamente costruttivo, positivo. Loro parlavano di una forza creante cosmica, quindi inserivano un concetto di un grande regista, di una grande costituzione strutturale cosmica legata a delle leggi. Se qualcuno viola queste leggi, mette il sistema in condizioni di criticità. Spesso qui a San Marino ho fatto l'esempio del condominio e ho detto la terra non ci appartiene e ieri sera ho sentito il dottor Finocchi che ha detto la stessa cosa, la terra non è nostra e l'ha detto in quell'angolo
e ho detto: guarda come quando le persone, pur non comunicando continuamente, arrivano alle stesse sintesi, poi queste sintesi vengono fuori. La Terra è un appartamento cosmico che qualcuno ci ha dato in affitto, e c'è un regolamento condominiale dove vengono stabiliti quelle quelle azioni che sono costruttive, si possono fare, e sono distruttive dell'appartamento, degli impianti e di tutta quella della struttura, anche della casa, che non si possono fare. Ecco perché in quel filmato che ha mostrato la precedente, la Candida prima, c'è un missile a testata nucleare che è stato bloccato, e quello è un filmato autentico, da un oggetto, da un UFO, che ne ha neutralizzato la, diciamo, lo sviluppo. Gli hanno detto: no, questo no, non potete farlo. Quindi la situazione del contatto, per a nostro parere, in questo momento è estremamente delicata. Siamo più propensi a pensare a un contatto selettivo, sempre più incrementato, su una socialità sempre più preparata, sempre più sensibilizzata, che una creazione di una offerta di contatto. Perché l'idea è eccezionale, è ottima. È verissimo che questo contatto dovrebbe portarci della credibilità nei confronti loro. Non potremmo essere quelli che distruggono il pianeta e pretendere un contatto da una razza superiore. Dovrebbe essere quindi enucleato a un'area di persone che crede nel rispetto del pianeta, che crede nell'esistenza di un cosmo vitale, che crede anche nel rispetto del consorzio comune che si chiama Stato, Regione o Terra. Quindi sono menti avanzate con le quali loro potrebbero mettersi in contatto. Giuridicamente avere una parità, sì, però se noi fossimo all'interno di, ripeto, di un'area chiusa, con una Costituzione che prevede il riconoscimento dell'esistenza degli extraterrestri e che dice: noi di questa regione, di questa istituzione, di questa associazione, di questo consorzio umano, ripeto, abbiamo deciso di proporci per un contatto. Allora il giusto protocollo sicuramente è quello che va incontro al comportamento che abbiamo visto fino adesso mantenuto da questi signori. Ieri sera infatti abbiamo presentato la bozza di protocolli proprio in questa ottica qui. Lo stesso discorso in finale che voglio riportare è quello di Mel Noel, che molti di voi conoscete, che si chiamava Kirkwood in realtà, era un pilota americano, eravamo nel 53, siamo sempre negli anni dai 49 agli anni 60, quando scattò una massificazione, un programma di sensibilizzazione. Probabilmente lì ci fu un vero tentativo di contatto di massa, che però non ebbe effetto. E questo è stato... Infatti la cosa volevo concludere proprio con queste parole. Comunque Mel Noel, con un pilota giovanissimo americano appartenente a una squadriglia segreta che andava a caccia di UFO, lui e il suo capo squadriglia, i suoi colleghi, i suoi gregari, un giorno incontrano una squadra di UFO sulla radio, sulla frequenza di comunicazione tra gli aerei, avviene un contatto radio. Può sembrare fantascienza, ma Kirkwood l'ha sempre... È successo anche in tanti altri aerei. Anche aerei civili in Russia hanno avuto
gira a destra perché stai andando con ci siamo noi davanti. È successo anche praticamente, no, qualcuno che ti si inserisce nel telefonino, nella radio, dice stai attento che c'hai una buca davanti, stai attento, frena, ecco questa cosa. In questo contatto radio è stata fatta la domanda, ma voi a cosa credete? Loro hanno risposto, noi crediamo nella forza creante, nella forza coesile degli universi. Non siamo ostili, non vogliamo civilizzarvi o colonizzarvi, ma vogliamo semplicemente custodire il vostro naturale spontaneo sviluppo, se rispettoso del pianeta. Ovvero, se noi condomini di questa macrocellula che si chiama Terra, rispettiamo il regolamento condominiale, loro saranno i primi a supportarci e probabilmente accetteranno un protocollo, cioè un insieme di regole di contatto, diciamo dei requisiti sine qua non, il contatto non può avvenire. E su questo non ci piove, perché noi saremo allineati con le leggi universali cosmiche che loro dicono di perseguire, almeno se trattiamo con questa razza. Se invece il nostro modo di porsi è quello di condomini che hanno rotto, hanno perdite, hanno spaccato infissi, non hanno più l'impianto elettrico, utilizzano la cucina come bagno e il bagno come la cucina, se praticamente abbiamo alterato ciò che sono riottosi, litigano, si denunciano per niente, si sparano addirittura fra di loro perché c'è quell'altro cane che abbaia oppure quello che frigge l'aglio alle 8 di mattina, automaticamente come è possibile questo contatto? È molto, molto difficile. Quindi noi pensiamo che potrà essere senz'altro realizzato secondo questo protocollo che è efficacissimo. Ma il problema non sono loro, il problema siamo trovare una massa omogenea di persone che sia credibile, che sia disposta a avere una giustizia comune, avere anche un scambio senza preconcetti, e chiaramente poi dobbiamo, se saremo noi, essere protetti da chi? Da noi stessi, da un sistema che si chiama Chiesa, che si chiama scienza, che si chiama mantenimento dello status quo, che non vuole assolutamente in questo momento interferenze, soprattutto aliene. Grazie. Grazie Roberto.